Perché stai sorridendo così? Dimmelo. Un penny per i tuoi pensieri. Ho baciato Emily. Dove? Dai, sulle labbra. Che c'è? Un penny per i tuoi pensieri? Che succede? Hai baciato la ragazza sbagliata. Aiuto! 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 Ti prego! Aiuto! Ti prego! Aiuto! Cotta. La quarta edizione del dizionario Webster descrive la parola come un'infatuazione intensa e solitamente passeggera. Ovviamente è tralasciata la parte folle di una cotta. Stasera ci saranno gli osservatori del college. Buona fortuna, Norris. Giorno della partita. Ginocchio? Sì, ok. Bene, ci vai alla festa da Brock? Sì, certo, ci vediamo lì dopo. Vorrei ordinare a domicilio. Ti avevo detto che sarei venuto. Volevo essere sicuro. Idioti. Ringrazia Jules, è stata una sua idea. Siete comunque degli idioti.
Che ci fai qui sopra? Ti stavo solo tenendo d'occhio. Lo stanno tirando fuori dalla macchina. È così eccitante. Chi l'ha detto? Fermo! Oh, ora parla con Karen. Sai, lei ha completamente perso la testa per te. Non è vero. Sei un cieco. Non c'era bisogno di rapirmi, sarei venuto comunque. Bugiardo. Psicopatica. Esatto. Dai, andiamo. Mio Dio, hai visto? Lo sai, stavo per ordinare una pizza e svenire sul letto. Sì, lo sapevo. Non è vero. Cazzo, se lo sapevo. Ah, non dire quella parola. Cosa? Ritiro tutto, non mi interessa quello che pensi. Sai, sarei venuta da te. Se ci fosse stata la pizza. Ragazzi, il giardino non si può stare. Colpa nostra. Ehi. Ehi. Dovevi passare la palla. Abbiamo vinto, giusto? Sai che sono più veloce di te, quindi la prossima volta passala. Non sarai sempre fortunato. Sì, sei sicuro? Ragazzi, vi prego. Ora vediamo chi sarà il fortunato. Vediamo. Coraggio, vogliamo vedere chi vince. Sei il più forte, Scott. Ok, siamo pronti. Sì, ci sono. Oh, non barare. Ragazzi. Pronto? Via! Dovresti andarci piano con la corsa. Il dottore ha detto che ci sarebbero voluti 2 anni perché il legamento guarisse. Cosa sono, 6 mesi? Devo tornare in campo se voglio la borsa di studio. Io e tua madre possiamo pagarti la scuola. Vuol dire che tu puoi pagare. Vuoi fare la tua mossa? Scacco matto.
Questa sera non sono stata troppo ribelle e nemmeno triste. Il mio Sisera giaceva tranquillo nella tenda, addormentato. E mentre il dolore cresceva e il sonno era tempesta, qualcosa come un angelo, la perfezione, si inginocchiò accanto. È chiaro che ad alcuni di voi è piaciuto, Villette, mentre altri hanno pensato che fosse troppo lungo per poterlo leggere. Ottimo lavoro, Bess. Ok, per favore, cercate di leggere qualcosa, qualsiasi cosa, durante l'estate. Scott Norris. Carino. È quello che si è ubriacato l'altra sera e si è spaccato il ginocchio? Non è stata colpa sua. Beh, di chi era la colpa? Scusa, Andy. Sì, David. Potresti venire sul retro un secondo? Ehi, cosa ci fai qui dietro? Stavo controllando l'inventario. Ti stai nascondendo da Bess. No, non mi nasconderei mai da Bess. Perché pensi una cosa del genere? È solo timida, perché è nuova in città. Probabilmente le manca la sua vecchia vita. Fidati, io so cosa si prova. Davvero? Mm-hmm. Non dirmi che ti manca la pallosa scrotamento. Hai una risata carina, dovresti ridere più spesso. Devo tornare di là. Ok. Ehi, c'è di nuovo il tuo amico Jeffrey. Non è un amico. Ci vediamo domani, Andy. Ciao. Ci vediamo, Bess. Voglio sedermi accanto a te, voglio essere tua amica, voglio essere importante per te quanto lo è lei. Che cos'è? Sono messaggi per le cotte. Oh. Sembra un po' strano.
Insomma, io me ne intendo. Al liceo anch'io ho fatto un sacco di cose strane. Per esempio? Aspettavo i ragazzi davanti casa. Mandavo loro lettere d'amore anonime. Diventavo perfino amica delle loro ragazze per vedere da cosa erano attratti. Brian Solverson è stata la mia cotta più grande. Quando una cotta è bruttissima. Anche per me. Ma ricordati, c'è una linea sottile tra l'essere carini ed essere inquietanti. Cavi queste? Jules, che ci fai qui? Aspettavo che la finissi di comportarti da pazzo. Sei tu che stai nascosta sotto il mio portico. Smettila di ignorarmi. Senti, al momento ho bisogno di concentrarmi per tornare in campo. Non succederà niente, voglio solo parlare un po' con te. Te lo prometto. Ho mentito. Dovremmo fermarci. Sei sicuro? No. Sì, sono sicuro. Questo per farti capire che ti perdi. Jules. Ehi, Jules, aspetta. Io... ho bisogno di te, Jules. Come amica. Non posso rovinare tutto proprio adesso. Ok, lo capisco. Grazie. Prometto che è l'ultima volta che ti bacio per prima.
Ehi, Bess. Come fai a sapere dove vivo? Ho i miei metodi. Mi hai seguito fino a casa. Dov'è la tua famiglia? Che vuoi dire? Sono stato qui, diciamo, per un po' di tempo e non ho mai visto luci accese. I miei genitori scrivono guide turistiche. Passano l'estate visitando le città. Fico! Facciamo una festa a casa tua. Torneranno presto. Ti ho fatto una playlist. Non mi piace la musica che ascolti tu. Ma tu non sai che musica ascolto. Dai, prendila. Da quanto tempo sei lì? Sono appena arrivato. Grazie per l'aiuto, amico. Mi sembrava che andasse bene. Hai già finito? Sì. Qualche dolore? No. Thank you.
Buongiorno. Papà, stasera al Tivoli danno La signora del venerdì, vuoi venire? Purtroppo stasera devo lavorare. Ma tu adori quel film, è la ragione per cui lo adoro anch'io. Mi piacerebbe venire, ma... Certo. Mi dispiace tanto, stai bene? Tutto ok? Sembri a posto. Tu vai all'Island? Sono nella tua classe d'inglese. Oh, scusa. Come ti chiami? Bess. Io sono Scott. Lo so. Cosa... che stavi ascoltando? Sì, figo. Devo andare adesso. Tu che stavi ascoltando? Ti piace? Sono i Mighty Ants. Mi piacciono. Sì? Piacere di averti conosciuto, Bess. Ci vediamo in giro. Stasera vado al Tivoli. Ciao, Scott. Ciao, Scott. Ciao, Bess, giusto? Ciao, Scott. Hai letto il mio post? Quale post? Forse dovremmo entrare. Ok. Scott! Pensavo che odiassi i film in bianco e nero. Non è vero. Non Grazie. Si tratta di un giornale indie, è una carriera. E tu ti inventi un mal di pancia perché non sai se prendere il treno delle 8 o delle 9. Walter, non è come sei credi. Sei ancora una stupida bambolina, questo sei. Fa portare via quella scrivania che è piena di poliziotti. D'accordo, lo facciamo uscire dalla finestra volando. Ora sbrigati, prendi la macchina da scrivere e comincia a battere Walter, a macchina qualcosa. Questo? Tutte le parole che hai. Pronto, aspetta, mi passi Walter, da qui? Cosa? Posso definire il sindaco un uccello rapace? Ma chiamalo come ti pare. Quando si è fatto ridipingere la casa dei pompieri? Fagli un servizio completo. Pronto, Daffy, preparati. Show me with mighty hands from where we stand forever.
Scott! Ok, mi è piaciuto. Bugiarda. No! Allora, vuoi che ti accompagni a casa? No, vado da sola. Sei sicura? Sì. Ciao. Ciao. Di mangiare qualcosa? Sì, certo. David, va bene se chiudiamo senza Bess, vero? Sì. Bess, va pure. Vuoi un pezzo di margherita o un pezzo con i peperoni? Non ho fame. Sì, neanch'io. Scott Norris pensa che tu sia strana. Tutti lo pensano. Tutti tranne me. Non si può scegliere chi amare. Lo so.
cosa ti fa pensare che si riferisca a me? Giusto. Potrebbe essere peggio. Potrebbe essere dentro casa. Pensi che sia divertente? Dimmi la verità, l'hai fatto tu? Pensi che l'abbia scritto io, ma sei fuori di testa. Avanti. Hai sempre fatto cose strane, Jules. Jules. Vattene via. Ehi, Scott, stazza grande. Sì. Grazie. Scott. Oh, ehi, signora Brown. Non sei più nella mia classe, ora puoi chiamarmi Nancy. Lo sapevo che non avevi letto Villette. Sì che l'ho letto. Pensi che non conosca le risposte del Bignami? E perché mi ha dato una A? Una A meno. Mi dispiace, non ho avuto tempo per via della riabilitazione. No, lo so, lo capisco. Ti vedo correre vicino a casa mia ogni giorno. So quanto stai lavorando duro. Sai, dovresti proprio leggere Villette se ti capita. È uno dei miei libri preferiti. Il modo in cui finisce è così ambiguo. Lascia aperta l'ipotesi che si mettano insieme. O addirittura che lui sopravviva. Lei cosa pensa che accada alla fine? Credo che lui sopravviva. Ci credo nel lieto fine. Lo leggerò, promesso. Sì? Sì. Chiamami quando l'hai letto, voglio sapere che ne pensi. Oh, ciao. Beth, giusto? Bess, con la S. Scusa, sì, Bess. Ci vediamo. Hai davvero intenzione di chiamarla? Cosa? Corri tutti i giorni anche vicino a casa mia. Sai, ho ricevuto una lettera d'amore anonima. Diceva che non sono solo un atleta, che sono diverso, ma che nessuno lo capisce. Che vengo frainteso. Beh, sai una cosa, non è così. E spero che chiunque abbia scritto quella lettera capisca che deve stare alla larga dai miei amici. Ci vediamo. Ti sbagli. Hai talento. Sei diverso. Sei un artista. L'hai preso dalla spazzatura. La devi smettere, per favore. Brutto avere una cotta, eh? Meglio essere realisti. Non puoi aspettare per sempre qualcuno, potresti perderti l'amore vero. Vado ad aprire il negozio. Oh mio Dio, è stato straziante. Non dire niente, per favore. Tu non sai cosa si prova. Cosa? Lo so. Un pochino. Thank you.
Ti prego, puoi perdonarmi per questa storia. Sei la mia migliore amica. Stupida puttana. Che fai tu qui? Non lo so, ti stavo solo guardando. Da quanto tempo? Abbastanza. Posso farti una specie di confessione? Ti ho assunto perché pensavo che fossi carina, è una cosa sessista. Sì. Sì, un po' forse. Non fa niente. Sì, no, sto bene, sto bene. Non stai bene? Non hai il tutore? Nessuno che ti assista? No, no, non ha niente a che vedere con questo. E invece sembra di sì. Io non... Non lo so cosa sia successo, ma sto bene, coach. È tutto ok. Non c'è niente che non va. Mi dispiace, figliolo. Cosa vuol dire mi dispiace? Va a casa. L'ho promesso a tuo padre. Lo so che lo sai. Ha chiamato il coach Evans. Non sei mai venuto alle mie partite. Non hai il diritto di prendere accordi con lui e di giudicare quanto io stia messo male.
Voglio che tu non corra per un po'. Il calcio non è l'unica cosa in cui sei bravo. E in cos'altro sono bravo? Sei un ragazzo intelligente, Scott. Che tu lo voglia o no, tua madre ed io pensiamo questo. Vuoi parlare di mamma? Allora parliamone sul serio. Ci ha lasciati entrambi, papà. Mi dici che problema hai? Almeno sai quello che stai facendo! Io a volte non riesco a farne a meno. Una persona normale non si comporta così! Riesci a fartelo entrare in testa! Ehi, non parlarle in questo modo! Smettila, Jeffrey! Sì, stanne fuori tu, non puoi capire! Capisco che lei è meglio di quella puttana di Jules! Oh! Jeffrey! Devi andartene! Subito! Ehi! Scott Norris ti stava cercando. Lo so. Ti ho vista. A te viene così facile. Ma di che stai parlando? Ti ho vista con David.
cosa fai? Aspetto un taxi. Torno lunedì. Certo. È una cosa dell'ultimo minuto. Chiama il tuo coach. Cosa? Perché? Tu chiamalo. A lunedì, figliolo. Un'altra volta. Sembra che tuo padre sia contrario a farti giocare. Quindi se lui mi chiede di darti un'altra chance... Grazie per non aver mollato con me. Grazie. Un attimo. Volevi liberarti di me? Bene, ora starai lontano da me. Io non l'ho mandata, io, come devo dire? E allora chi? La tua ammiratrice segreta? Sì. Non sei così speciale. Aspetta, dove stai andando? Vai alla festa di Brock. Jules, non devi andare. Non ho intenzione di fare la vittima e di rinchiudermi nella mia stanza. No, Jules, sta qui un secondo e parliamone. Just let it breathe a little, stop and just let it breathe a little, let it breathe. My train just passed, so as I wait for... Cavolo, mi hai spaventata. Bess, giusto? Eravamo nella classe di matematica insieme. Come mai ti vesti sempre di bianco e nero? È troppo difficile pensare tutti gli altri colori. Grazie per il fazzoletto. Perché stai piangendo? Per molte ragioni. Lo so come ti senti. Credo di aver bisogno di bere. Ehi. Grazie per avermi aiutata.
Va tutto bene? Sì, finché la testa si può tolare il bicchiere. Vado a prenderne un altro. Ehi! Ciao. Va tutto bene? Sono stata meglio. Broccolo. Oh. Non posso credere che hai fatto quella cosa. Sono contento che si sia rotto un ginocchio. Ho bisogno di stendermi. Ok, vuoi che... No, sto bene. Sei sicura di stare bene? Come ha potuto Bess fare una cosa del genere? Perché è fuori di testa! Sati, mi dispiace. Pensavo che la smettesse, ma è fuori controllo. Dovremmo andare alla polizia. Io non ho visto niente e ho anche bevuto. Non mi crederanno mai. Allora mi occuperò io di tutto, ok? Non le permetterò di farti ancora del male. Cosa hai intenzione di fare? Penserò a qualcosa. Ho bisogno di stendermi. Me la caverò. Parliamo domani. Cazzo! Cazzo! Va tutto bene? Credo di sì. Credo di essermela scampata giusto in tempo. Mi dispiace così tanto. È
Sto bene, davvero. Almeno non sto sanguinando. Davvero, sto bene. Non posso dire lo stesso della mia bici. Prendi questo. Grazie. Lascia che ti porti in ospedale. No, non c'è bisogno, davvero. Almeno lascia che ti porti a casa. Ok. Io sono Scott, comunque. Andy. Grazie. Allora, grazie per avermi accompagnato. Figurati, sei sicura di stare bene? Sì, credo che sia tutto a posto. Ma sanguini ancora? Lascia che ti porti in ospedale, no, ti prego. No, sto bene, davvero. Ho una cassetta del pronto soccorso dentro. Allora lascia che ti aiuti. Ok, vieni. Bene. Metti la gamba sul tavolo. Posso farlo anche da sola? Sono pieno di cicatrici sulle gambe. Fidati, è meglio non averne. E se non pulisci bene la ferita, ti verrà la cicatrice. Ok, mi fido di te. Quasi finito. Ok. Meglio? Bene. Vado a mettermi a questo. Grazie. Di niente. Oh, bella scacchiera. È come quella che hai in cucina. Cosa? Dovrei andare perché sono in compagnia. Sì, è un uomo. Devo andare, mamma. Ti voglio bene anch'io. Ciao. Dobbiamo parlare. Di cosa?
Dove sono i tuoi genitori, veramente? Ma di che stai parlando? Ho cercato i loro libri su Amazon e non ho trovato niente. Scrittori di guide turistiche, mi sembra una farsa! Ma tu sei pazzo! E invece tu? Ciao, ragazzi. Oh, che cosa è successo al tuo occhio? Sta bene. Ok. Sistemavamo le valigie, vuoi far entrare il tuo amico? Lascia stare, mamma. Ok. Piace. Vorrei aver avuto più tempo per rendere tutto perfetto. Messaggio, dice che è atterrato e il viaggio è andato bene. Tu gli hai risposto ok. Il tuo nuovo telefono è più bello di quello di prima. Se ti fa sentire meglio, io ti avrei aiutato a nascondere tutto. Vuoi dire che mi avresti aiutato a nascondere l'omicidio dei miei genitori? Sì. Mi dispiace per tutte le cose brutte che ti dico a volte. Puoi dirmi tutto quello che vuoi per me. Sei un buon amico, Jeffrey. Tutto tranne quello. Ok, ma te lo farai andar bene, giusto? Certo. Quindi la smetterai di fare cose strane? Come, per esempio, seguirmi? Lo farai, cioè smetterai di seguirmi ovunque? Sì. Quindi tu non hai mai fatto niente di strano prima d'ora? Ciao, Jeffrey. Ehi, ho dimenticato un po' di cose ieri sera. Fammi indovinare. Messaggi per Cotte? Lo so che fa male quando le cose non funzionano. Ero innamorata di un ragazzo a scuola. Brian Solverson. Sì. Lui non aveva idea di chi fossi. È morto senza mai sapere che esistessi. È morto. Ma ho promesso a me stessa che non sarebbe successo una seconda volta se avessi trovato qualcuno come lui. E hai trovato qualcuno come lui? Credo di sì. David è carino, mi piace. Puoi chiudere tu, per favore? Certo.
Io sono a casa se hai bisogno di me. Sai, mi ricordi me quando ero al liceo. Sei mancata al negozio. Mi dispiace di essere venuto senza avvisarti. Non mi rispondevi al telefono, quindi... David, non posso, mi dispiace. Cosa ho fatto di sbagliato? Dimmelo, dimmi cosa ho sbagliato. No, è colpa mia. Ti prego, non dire così. Dovunque vada, trovo sempre qualcuno e poi lo perdo. Questa volta voglio che sia diverso. Che sarà diverso? Io voglio solo... voglio soltanto parlare. Andy, io ti prometto che non ti abbandonerò. Io credo in questo, io credo in noi. Sarebbe stato molto più semplice se fossi stato tu. Questo non è per te. Questo è per te. Presto cominceranno tutti a cercarmi. Mio padre sta tornando a casa. Lo so. Ma nessuno penserà di cercarti nel mio seminterrato. Sono così speciale, non mi merito tutto questo. Tu ti sbagli. Bess aveva ragione. Voglio che tu mi faccia un ritratto come hai fatto con lei. Io non stavo disegnando, Bess. E che stavi disegnando? Quell'insegnante? Voglio che tu mi ritragga come hai ritratto lei. Se lo farai, ti lascerò andare. Ok, ok. Ok.
Ti avevo detto che ti avrei lasciato andare. Scott. Andy, dobbiamo parlare, sto arrivando. Allora, ti piace? Posso andare? Che c'è? Ti prego, non farlo, Andy. Fallo di nuovo. Ma tutto bene? Che sta succedendo? Chiama il 911! Chiama il 911! Chiamali! 911, qual è l'emergenza? Andy, che sta succedendo? 911. Scappa, Bess! Ho cercato di aiutarti. Vattene, Bess, corri! Ma via, scappa! No! Zitto, Brian! Thank you.
Ravi, a tutti e due. Che ci fai tu qui? Qualcuno mi ha detto di venire. Vuoi sederti ad aspettare finché arrivano? Certo. Ammiratrice segreta, eh? Sì. Penso di sì. Come mai non sei alla festa? Devo studiare per il compito di storia. E poi non sono una tipa da feste. A cosa stai lavorando? Allora? Beh, cercando di entrare alla scuola d'arte. Sono Robert Graham. Potete uscire, grazie. O preferisci che ti chiami Andy? O Mary? Mi hanno affidato il tuo caso. Nancy Brown si è risvegliata dal coma ed è una bellissima notizia. La cattiva notizia però è che ti ha riconosciuta come suo aggressore. Da quello che mi hanno detto, è iniziato tutto con Brian Solverson, morto al liceo per annegamento accidentale. No. Quindi non è stato un incidente? No, non è cominciata con lui. Allora con chi è cominciata? Aiuto! Potresti mettere giù il libro e guardarmi negli occhi? Voglio aiutarti, è importante. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Starai qui con noi ancora per molto. Di solito non rimango troppo nello stesso posto. Story goes on and on. Come on and let's.
time it goes on.